Funziona bene, capito? Secondo me Giuliano. Sì, sì. Sicuramente, perché sono ragazzi giovani che l'hanno fatto e poi gli attori sono fanno parte della mia stessa compagnia teatrale, perciò. Cacca, io ho abitato qui dalla Russia e voglio vedere quello che è stato creato e quello che avete fatto, come filmato, perché non ho ancora visto, è già stato programmato, non so, l'altra volta, 25 di aprile mi sembra. Io non l'ho visto e voglio vedere un po', solo che sono... Devo dire una cosa spiacevole per chi purtroppo non ha trovato posto, ma per ragioni di sicurezza è necessario uscire. Va bene, non possiamo farci. Thank you.
stasera lo possiamo dire, una produzione del centro ricerca Alfredo Galmozzi di Crema, che mi onoro di presiedere. Un'idea nata a primavera del 2001 per avere un filmato sulla resistenza a Crema, con l'intento di indurre i giovani a confrontarsi con la memoria di anni difficili, appunto gli anni della guerra, della seconda guerra mondiale, del fascismo e della liberazione. Cremonesi e Antonaccio hanno saputo coinvolgere più di 100 persone, in gran parte giovani diventati per l'occasione attori, sceneggiatori, addetti alla fotografia, al montaggio, alle musiche, ai costumi, al doppiaggio e così via. Perché il lavoro, e va sottolineato a vario titolo, è stato completamente prestato a titolo gratuito. 25.000 euro, pochi per un film, ma tanti per raccogliere anche questa volta, però ce l'abbiamo fatta e li abbiamo raccolti. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che hanno rilasciato interviste che brevemente sentirete nel film: Francesca Marazzi, Egle Cattaneo, Ezio Bruni, Alfredo Cisbani, Nino Ronchi, Enrica Gandolfi, Beppe Ermentini, Ferruccio Bianchessi e Mario Zeloni. Lo scopo è chiaro, per noi chiarissimo: divulgare questo film perché diventi anche questo un'ulteriore occasione tra i cittadini di dibattito, di confronto, di pensiero critico ed autonomo sui tanti problemi che tormentano la nostra società contemporanea. Un grazie ancora a tutti e buona visione. Sempre stato fuori. Siamo fuori a vita. Ah, devo dare le mie impressioni sul film, è stato straordinario. No, non darmi l'impressione visto che non l'hai visto. Non saprei di cosa parlare. I biglietti, i posti, perché è inutile. Se no tu... ho dovuto partecipare ai canti di Natale del mio corso di inglese. Quindi sono arrivato adesso, però mi avevano già detto che alle 7:30, mi hanno già detto che alle 7:30 era già pieno, per cui dovevate numerare i posti, dare il santo bigliettino all'inizio, così non venivano 6.000 persone perché era gratis, ma 1.000. La reazione del pubblico sarà sconcertata, perché chi si aspetta un film sulla resistenza troverà un film diverso. E penso che invece piacerà molto a chi non s'attende un documentario, ecco, a chi conosce un po' Celestino e la sua idea di cinema e di teatro. Sei su film? Sì. Allora, intanto ci devo pensare, senz'altro il soggetto è validissimo, è sempre attuale. Ci sono alcune cose, gli stacchi, non so, dei nostri momenti, della nostra epoca, mi fanno riflettere, ma mi fanno riflettere rispetto proprio al film, non rispetto all'argomento. Interessante, sicuramente molto valido, molto. Allora, invece, io mi sono emozionato un attimino. Basta, non tanto. Sono contentissimo per l'affluenza, mi dispiace immensamente per le persone che erano già lì e sono dovute andare via, quelle di Cremona, tutti gli amici che c'erano. E in particolare spero solo che tutto il lavoro che c'è sta dietro e che richiede un montaggio dallo spettatore per definire tutto il discorso venga fatto a casa e ti pensi un po' la volta. It's what you have, and in time you know that all of this will pass. So come on, and lose your frown. I'm not the one that brought you down. I might be wrong, but I'm not trying to pretend.